La Paradossi e Paraschinchi Production si separa da voi con il terzo e ultimo atto della pièce teatrale dal titolo. Non sono riuscito a conquistare il cuore della bellissima ereditiera. E questo mi rende triste. Oramai con lei è difficile anche parlare normalmente. L'altro giorno le ho detto, sai, il mare mi parla di te. I fiori mi parlano di te. I fiumi mi parlano di te. I pesci mi parlano di te. Gli animali mi parlano di te. I pianeti mi parlano di te. L'universo intero mi parla di te. Tutto questo per te cosa significa? Che nessuno si fa i cazzi suoi. Ma oggi la farò mia con questo piccolo stratagemma. Le dirò di averla portata qui, nella valle dell'eco. Ma voi vi prego, aiutatemi. Quando pronuncerò ti amo, fatemi tutti l'eco. Dovete fare tutti amo, 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 amo. Dai, facciamo una prova che la conquisto. Io ti amo. Mi raccomando però, ragazzi, Eccola che arriva, con la sua plumbea figura esile e filiforme. Perché quella valigia? Vado via. Ma no, qui è bello. Lo sai che un tempo di sera potevi vedere le lucciole? Ed ora? Dove sono andate a battere? E lì c'era mio zio Arnaldo, aveva una bellissima pensione. Capisco pure come se l'è sputtanata, hai capito lo zio Arnaldo? Ah, che c'è? Provo un grande dolore, tu non puoi capirlo. Se me lo spieghi. Ah, no, non posso. Ma sì, un modo ci sarà sempre. No, un modo si trova. No, provaci. Questo è un quinto del dolore che provo. Adesso riesci a capirlo? Sì, abbastanza. Ma noi siamo amici, vero? Sì. Nell'amicizia bisogna condividere anche il dolore. Questo è un quarto di quello che provo io. Ma pure qualcosa di più. Io ho una vita che soffro. Pensa che quando sono nata ci sono stati un sacco di problemi anche con la levatrice. Sarà stato il calcare. Con la levatrice! Devi cambiare la serpentina! Più ti guardo, più mi sembra di vedere uno sfigato che si è fumato un panetto di hashish e gli è venuto un gran mal di testa. Allora ha preso un Aulin, ma questo ha fatto reazione con la droga e gli è venuto un gran mal di stomaco. No. Sì, allora ha preso un Malox, ma questo ha fatto reazione con l'Aulin e gli è venuto una gran dissenteria. Allora ha preso il Momedium, ma questo ha fatto reazione con il Malox e ha collassato. In ospedale gli hanno fatto una puntura di Voltaren, ma questo ha fatto reazione con tutto. E gli è venuto un'orchita al testicolo destro, che è cresciuto talmente tanto che l'ultima immagine che si ha di lui è quella di un grande coglione. Non capisco cosa vuoi dirmi. No, basta, vado via. Ma no, perché non ti ho detto tutto? Non voglio più sapere nulla, nulla da te, nulla. Ma non sai che Pamela? Ti dovevo dire che Pamela, la tua dirimpettaia, ermafrodita. Ermafrodita? Ermafrodita. 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 Per me te è uomo e per me te è donna. Adesso capisco perché un giorno parcheggia bene e il giorno dopo parcheggia a minchia. Ma c'era un motivo! Lo sai, è andata dal dentista a rifarsi i denti bianchi come piastrelle. E adesso com'è? Un cesso! Basta, vado via, ma prima! Voglio dirti una cosa. Cosa? Chiuso nella mia cantina umida e buia. Ho passato gli anni più belli della mia vita a scrivere tutto quello che il mio cuore sente per te e lo custodisco qui, in questa valigia. Hai scritto?
scritto per me. Sì, ho scritto per te, Lucus. Mai nessuno aveva scritto per me. Io l'ho fatto, Lucus. Ha scritto per me. Sì, lo custodisco. Mai nessuno aveva scritto per me. Io l'ho fatto. Mai nessuno aveva scritto per io me. Io l'ho fatto. Lui ha scritto per me. Io l'ho. Hai scritto per ho me. Ho scritto per te, Lucus. Hai scritto per me. E lo custodisco. Mai nessuno. Basta però! Ed oggi, qui, davanti a questo gentile pubblico, sento il coraggio che mi cresce dentro. Sì. E voglio leggerti tutto quello che il mio cuore sente per te. Leggi pure. Lo custodisco qui, in questa valigia. Chiuso. Sì. Nella mia cantina umida e buia. Ho passato gli anni più belli della mia vita a scrivere quello che il mio cuore sente per te. E finalmente oggi... Hai una cantina umida? Sì. Ci sono delle perdite, infatti. Ma finalmente oggi, davanti a questo gentile pubblico, senti il coraggio che mi cresce dentro. Ma hai paura che la gente ti legge le cose? Non si fanno i cazzi loro in condominio. Ma finalmente oggi, qui, sì, davanti a questo gentile pubblico, vai, voglio leggerti tutto quello che il mio cuore sente per sì te. Chiuso. Anni e anni nella mia cantina umida e buia. Sì. La cartellina. Vai! Sono leggi stato pure lì a scrivere tutto quello che sì il mio cuore sente per te. E oggi, finalmente, qui, sì, davanti a questo gentile pubblico, senti il coraggio che mi cresce dentro e voglio leggerti tutto quello che il mio cuore sente vai per te. La cartellina! E finalmente eccolo! Leggi! Anni e anni sono stato in quella merda di cantina chiusa a scrivere tutto quello che il mio sì cuore sente per te. E finalmente oggi, qui, davanti a questo gentile pubblico, sento il coraggio che mi cresce dentro e voglio leggerti tutto quello che... Anni e anni chiuso sono stato. Sì. Anche perché mi avevano chiuso da fuori, mi avevano chiuso. Ma finalmente, oggi, ho trovato le parole. Ma ci vedi? Potevo scrivere più grande, in effetti. A volte, per dichiararsi, non serve un trattato. No! A volte non serve un poema. No! A volte basta stare qui, nella valle dell'eco. Sì. E dire semplicemente tre parole. Io ti amo! Ma lo vedi che ti prendono per il culo pure loro? Cioè, ma non capisci? Oh, grazie! No, complimenti veramente! Fanno il pubblico è caloroso, sta minchia! Allora, non voglio neanche il vostro aiuto. Me la caverò da solo, come ho sempre fatto nella vita. Ehi, ehi, bambola! Anche un po' gonfiabile. È una licenza poetica. Ascolta questa voce. Sì! Voglio dirti semplicemente, io ti amo! Anch'io ti amo. L'ho capito oggi a Rimini. Mi ami veramente? Sì. Mi ami per davvero? Sì. Non è che dopo ti fai quella merda di risata? Allora urlalo a questo gentile pubblico. Ti amo! Ti amo! Fatevi i fatti vostri. Dovete parlare prima. Ti amo, Maria. Ti amo, Mario. Mario? Chi cazzo è sto Mario? Il seguito nelle prossime puntate. Grazie! Grazie! Con la Doruzzo! Maria Di Piase! Grazie! Maria Di Piase! Grazie! Grazie! No, no, non smettete! Volevo dire che oggi è stato bellissimo essere qui perché è anche il nostro anniversario di matrimonio, quindi era bello essere sul palco e recitare. No, davvero! No, l'ho voluto dire! L'ho voluto dire perché Corrado non
non se l'è ricordato, quindi dirlo qui. Ho anche un motivo a casa per litigare, sai? Perdersi delle possibilità. Grazie. Prego, Corrado. No, vabbè. Ciao, grazie. No, non volevo chiudere così, ma mi piace allora, fargli fare le figure. Potete Vai. Riaprire il sipario. Grazie. Guarda, è una cosa... Mi date una scena rossa, un rosso. Datemi un rosso. È una cosa che sto improvvisando adesso, non me ne frega. Va bene. Signori, visto che veramente Maria mi sono dimenticato di questa cosa. No, no, ma l'ho notato. Visto che non ho preparato nulla. No, no, ma figurati, manco gli auguri. No, perché mi ricordavo il mese, ma non il giorno preciso. Approfitto della vostra gentilezza, vi chiedo ancora 30 secondi, perché voglio fare una cosa che non ho Vuoi mai fatto. Vuoi riparare, vai. Sì, su un palco. È una cosa un po'... sono timido, insomma... però... Mi fa paura, ragazzi. Per me, adesso parlerò con la voce mia, cioè fuori dal personaggio, fuori dall'attore, proprio con la mia voce, che è uguale a quella del personaggio, quindi sta cazzata me la potevo risparmiare. Sì. Lo faccio così, cioè semplicemente lo dico, Maria, io ti amo. Vabbè. Tanto mi incazzo uguale. No. Sì. Permettetemi, sono molto emozionato, ma voglio aggiungere una cosa. Ti amo, Maria. Sì. E con te vorrei passare gli ultimi giorni della mia vita. Veramente? Ma gli ultimi. È presente quando stai rincoglionito proprio? Quelli! Anch'io lo amo. Lo amo, perché a differenza degli altri uomini che ho avuto, con cui facevo sempre solo sesso. Sempre solo sesso. Vabbè, all'inizio è così. Mai un gelato, mai una passeggiata. Sempre solo da sesso. Da giovani. Sempre solo Abbiamo sesso. Abbiamo capito il concetto, vai avanti. A letto tu mi fai sognare, ridere, divertire. E il sesso? Vabbè, per quello m'organizzo. Non è un problema. Fortunatamente al giorno d'oggi uno riesce ancora. Io ti amo. Sì. E se vuoi sapere, quando ho iniziato ad amarti è stato quando ho visto i tuoi occhi neri sul tuo bellissimo viso. Ma io non ho gli occhi neri. Perché il bellissimo viso, sì. Ti prendevo per il culo, dai. Ma che ridete? Io ti amo. Perché tutti i giorni, anche a fatica, riesco a farti tirar fuori la parte migliore di te. E qual è? La carta di credito. Io ti amo. Sì. Sì, ti amo. Perché tu sei una ragazza semplice. Sei una ragazza acqua e sapone. Sì, sono la ragazza della porta accanto. No, quella della porta accanto è buona proprio. Lascia perdere. Io ti amo. E tu non puoi capire quanto. Dimmelo. Tante volte il diavolo si è presentato a me sotto forma di giovane bello e muscoloso e mi ha tentato. E tu hai resistito. Ma scherzi. Io ti amo. Sì. Sì, ti amo. E non ti ho sposato perché sei la più bella. Vabbè. O perché sei la più sensibile. Vabbè, non... O la più delicata. Vabbè. O la più alta. O la più bionda. Ma allora perché mi hai sposato? Ma che cazzo ne so. Grazie. Grazie. Corrado Russo. Maria Di Biase. Grazie. Ciao Rimini.